Seguimi, Harry, e non immaginerai mai cosa ho trovato. Ciao, Harry! Cerca di afferrare tutte le gelatine e tutti i gusti più uno. Fai attenzione ai bulbi. Se ti colpiscono, perderai alcune delle tue gelatine. Ottimo lavoro, Harry! Hai raccolto tutte le gelatine e tutti i gusti più uno. Come ricompensa, eccoti una figurina streghe e maghi famosi. Fata Morgana medievale. Questo è l'ingresso del campo del Quidditch, ma gli studenti del primo anno non possono giocare. Ho sentito dire che a volte però fanno qualche eccezione, ma solo per chi è molto molto forte. Sta arrivando Neville, sembra piuttosto agitato. Andiamo a vedere cosa vuole. Malfoy ha rubato la mia ricordella. È scappato nei giardini della scuola. Ho bisogno della ricordella per ritrovare il mio rospo. Ti prego, aiutami! Vieni con me, ti faccio vedere dove è andato. E così Neville è venuto a piagnucolare da te. E tu vuoi che ti consegni la sua preziosa ricordella? Credo che la lascerò da qualche parte, in modo che Neville possa riprendersela. Cosa ne dici della cima di un albero? Credi di potermi prendere? Bene, allora fatti sotto, Potter! E ti consiglio di stare attento ai miei bolidi! Hai rovinato il mio manico di scopa, Potter! Tieni, prendi questo stupido gengillo. Io non so cosa farne. Hai recuperato la mia ricordella! Grazie, Harry! Finalmente potrò ritrovare il mio rospo. Ora ricordo, ho lasciato Oscar vicino all'aula di erbologia. Lì ci sono delle piante che mangiano i rospi. Io sono la professoressa McGranite, vicepreside di Hogwarts e direttrice della casa di Grifondoro. Anche se non approvo che tu abbia inseguito Malfoy in quel modo, devo ammettere che hai un enorme talento nel volare su un manico di scopa.
Di norma, gli studenti del primo anno non potrebbero partecipare alle partite di Quidditch. Nel tuo caso, però, faremo un'eccezione alla regola. Sbrigati a raggiungere il campo di Quidditch. La prima partita contro Tasso Rosso sta per iniziare. Wow! Giocherai a Quidditch e nel ruolo di cercatore per giunta. Volevo augurarti buona fortuna, Harry. Tutti parlano del fatto che tu sia diventato un cercatore, Harry. Wow, sei il più giovane cercatore di Hogwarts da un secolo a questa parte. Appena ho sentito la notizia, sono uscito di corsa dalla mia capanna per venire a congratularmi con te. Sono sicuro che riuscirai a catturare il boccino per primo, non ho dubbi. Benvenuti alla partita di Quidditch. Qui è il vostro commentatore Lee Jordan. Il campo di Quidditch ha 3 porte per parte. I cacciatori lanciano la puffa e cercano di farla entrare in uno degli anelli per segnare un gol. Stai attento ai bolidi. Sono delle palle incantate in grado di disarcionarti dal tuo manico di scudo. I due battitori di ogni squadra cercano di respingere. Il nuovo cercatore della squadra di Gryffondoro è Harry Potter. Il suo compito è cercare di prendere il boccino d'oro. Ricordati che quando compare, il boccino lascia dietro di sé dei cerchi della velocità che aiuteranno il cercatore a volare più rapidamente. Ecco arrivare Potter! Un luccichio dorato! È il boccino? Potter ha visto il boccino! Sì! Il pubblico è tutto in piedi! Coraggio, Harry Potter! Harry Potter si avvicina al boccino! Potter è un soffio dal boccino! Ecco arrivare un bolide! Fantastico! Arriva il cercatore di Tasso Rosso! Che mi colga un fulmine se questo non è il celebre Potter. Ti ricordi il mio nome? Sono il professor Piton. E so tutto di te, ragazzo. È forse un libro della biblioteca quello che stringi fra le tue luride manine? I libri della biblioteca, come suggerisce il nome, non devono essere portati fuori dalla biblioteca. Sarò costretto a sequestrarlo. Grazie. Appena il cervello di Bradipo scomparso sarà tornato al suo posto, inizieremo la prima lezione di pozioni.
Ehi, è una mappa! Aspetta, è opera di Fred e George. La mappa indica la presenza di un'area abbandonata nei dintorni. Chissà se si trova proprio dietro quella vecchia porta arrugginita. Secondo la mappa esiste una parola magica per aprire la porta. Beh, proviamo! Alohomora! Wow, guarda! Ho aperto quella porta arrugginita. Andiamo, voglio vedere dove conduce. Wow! Scommetto che i miei fratelli hanno nascosto proprio qui il cervello che Piton sta cercando. Dividiamoci e diamo un'occhiata in giro. Attenzione! Tentacoli velenosi! Hagrid! Ecco qualche puffaggiolo. Lanciarli è un vero spasso. Ho sentito dire che fanno starnutire i mostri. Orclumpi, avvicinarsi solo con un incantesimo Wingardium Leviosa. Hagrid. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Harry, raggiungimi nei sotterranei. La tua amica Hermione. Fantastico! Hai trovato il cervello del bradipo. Torniamo a Hogwarts. La lotta per conquistare la Coppa delle Case continua. Corvo Nero. Tasso Rosso. Serpe Verde.
Grifondoro. Grifondoro è la casa che ha accumulato più punti. La competizione fra le case diventa sempre più accesa. Sei riuscito a trovare le gelatine tutti i gusti più uno blu. Torta di mirtilli, le mie preferite. Grazie, Harry. La parola d'ordine per il ritratto dei giardini è soffio di gatto. Stai attento a Piton, Harry. Compare sempre quando meno te l'aspetti. Affutoli! Simpatiche creature, ma hanno un appetito smisurato. Hagrid. Soffio di gatto! Congratulazioni, giovane Grifondoro! Questa è la parola d'ordine corretta! Adesso ti permetterò di passare! Albus Silente.